tutti, bentornati su Creemax. Allora, seconda puntata della Creemax Zone. Oggi andiamo a vedere tutto quello che riguarda, tra virgolette, tutto, perché come avevamo anticipato non prendiamo tutti i marchi del mercato perché sarebbero troppi. Oggi Creemax ha deciso di focalizzarsi un attimino su alcuni prodotti di Nash, Corda e Prologic. Andiamo a vedere subito il marchio Nash, che cosa abbiamo scelto per voi da mostrarvi. Allora, come prima cosa, come prima cosa abbiamo deciso di prendere la TT Rig Station, appunto, della Nash. In questo momento la vedete dentro la carry bag, quindi la sua borsa di trasporto. Cazzo, bella però. Borsa, qui non dire parolacce. Una borsa che si presenta veramente fatta bene, perché guardate l'imbottitura, cioè chi deve trasportarla e ovviamente piena di quello che è tutta la minuteria avrà anche un certo peso, perché poi andremo a vedere, ci possono stare anche i piombi. Ha il suo perché, ha il suo perché. Allora, borsa di trasporto che si presenta anche con una tasca qua davanti, dove possiamo metterci anche il nostro cellulare piuttosto che altri attrezzi del mestiere. Le cerniere mi sembrano, ecco, per esempio per noi potrebbe far comodo per mettersi l'iPad, per mettersi power bank, video, power bank, sì. Quindi non magari roba troppo spigolosa, che ora mi sembra molto resistente, però è resistente, però sì, diciamo che anche facilmente si può consumare col tempo, quindi esatto. Cerchiamo di non mettere troppa roba che faccia tanto spessore per non andare a rovinare nel breve. Cerniere mi sembrano veramente delle ottime cerniere, perché scorrono veramente bene, e dentro abbiamo la nostra Box Logic, ovvero la TT Rig Station. Ora qui ti chiedo di portarmi via quello, grazie. Allora, perché ci ha colpito la TT Rig Station? Vado un po' veloce perché abbiamo tanto da parlare. Innanzitutto ci ha colpito per quello che riguarda lo spazio all'interno, ovvero per gli amanti di tutte le bustine di Ami, tutte le bustine di Girelle, Quick Change, Quick Sweep, quelle robe lì, insomma, che appunto non ama togliere dal pacchettino, ma gli piace proprio sezionare ogni singola parte della cassettina, perché questi, come vedete, si possono spostare a piacimento. Quindi per l'amante dell'ordine estremo, quello che proprio non butta via le bustine perché gli piacciono anche averle tutte in ordine, la TT Rig Station offre uno spazio veramente generoso. Allora, come dicevo, si presenta con due belle, chiamiamole tasche, ma possiamo anche usare la parola spazi, dove io personalmente, e ci tengo a precisare io personalmente, perché ognuno fa quello che vuole, ricordiamolo, metterei piombi piuttosto che uno spomb, piuttosto che tutti i miei sacchettini in PVA. E mentre col fatto, appoggio un attimo, che questo è tutto modulabile, quindi posso crearmi degli spazi, posso gestirmi come voglio lo spazio centrale, in modo da mettere gli ami di un certo marchio piuttosto che di un altro, quindi li metto in ordine così, piuttosto che mettere quelli del 2 di qua, quelli del 4, quelli del 6 e così via. Io direi che di spazio ce n'è veramente tanto, quindi penso che sia una comodità per chi si porta via sempre tutto e ha bisogno di spazio. Poi andiamo a vedere che cosa ci ha colpito. Beh, innanzitutto guardate sotto, abbiamo i piedini che si vanno anche a regolare. Ora li apro, vedo che si possono anche tirare fuori in qualche modo, quindi si può anche alzare tranquillamente ed abbassare, se non vado errando. Esatto, perfetto. Allora, la cosa bella secondo me di questa TT Rig Station della Nash è che non mi serve poi un tavolino a parte da portarmi magari quando sono in tenda nelle sessioni in notturna, piuttosto che anche in giornata, un tavolino extra per appoggiarci sopra cellulare, power bank e tutto, perché questa fa già da tavolino, quindi ha un bordo con un profilo rialzato in modo che non cada niente. Qui addirittura abbiamo un piccolo metro per poter fare i rig in un modo dettagliato.
Scusate, un'altra roba che vi faccio vedere è uno scompartimento qua sotto che è un vero e proprio porta rig. Qua c'è lo spazio per inserire l'amo, si stende il rig e qua ci sono gli aghetti per tenere in tensione il rig. Qua possiamo mettere gli accessori per inserire le boilers sulle rig e tante altre cose. Altro dettaglio fondamentale che ci ha colpito sono i Rig Station Side Tables, ovvero, andiamo a vederli insieme, non è altro che un'estensione della Rig Station. Prendo uno intanto, qui ti lascio l'altro, magari me lo monti. Un'estensione della Rig Station in modo da avere un piano d'appoggio extra, se non doppio, dove possiamo tranquillamente appoggiare quelli che sono tutte le varie minuterie che ci serviranno una volta che appunto abbiamo scelto tutta la nostra strumentazione che ci serve, magari anche una giornata dove piove, non vogliamo lasciare aperto, c'è vento, cosa, pacchettino di ami, girelle, il filo, chiudo e ho un piano di lavoro non indifferente. Provate a pensare anche in tenda, magari seduti, avere un piano di lavoro così è eccezionale. Ovviamente stiamo parlando di un prodotto Nash e ovviamente stiamo parlando di un enorme piano d'appoggio, quindi sì. Io lo sto vedendo, sono sincero, per la prima volta. Beh, sì. E ragazzi, non sto scherzando, io la metto in piedi sul tavolo, giusto per farvi un'idea, è alta, quindi prende veramente, sì, sì. Prende veramente molto, perché pensiamo che da qui a qui sono 40 centimetri, più altri 2, 45, 20, insomma stiamo parlando di quasi 80 centimetri totale di lunghezza di un piano di lavoro. Quindi... questi ovviamente sono a parte, quindi esatto. Non sono obbligatori, però che dire, a noi ci ha colpito, è un bel prodotto, sicuramente non è un prodotto che magari lo compra quello che va a fare una pescata dove non ha la macchina dietro e che vuole portarsi il minimo essenziale, perché qua ovviamente ci si porta tutto, ok? Ciò non toglie che se uno va a pescare anche un'ora e mezza ma vuole portarsi tutto, questo fa per lui, assolutamente, non è detto che la debba prendere solamente chi fa sessioni diverse dall'altro. Giusto, per quello terzo vi facciamo vedere anche come si aggancia, sì, da sono... sotto, quindi ci sono gli agganci maschio e femmine, ok? E il gioco è fatto. E vanno agganciati così. Semplice. Un bel piano di lavoro extra. Metti anche l'altro così la facciamo vedere completa per chi non l'avesse mai vista, diciamo. Chiusa qui, apriamola del tutto a questo punto, così diamo una panoramica completa. Qui ragazzi avete spazio da vendere, avete tutto, quindi sapete che con questa valigetta qui siete completamente a posto e l'avete in spalla, soprattutto la cosa più comoda. Allora, un altro prodotto di Nash, l'ultimo per oggi, è la Tackle Box, in questo caso la versione Box Logic, quella large. Questa non è nient'altro che una proiezione più piccola di una Rig Station, ovviamente ha un altro scopo, ovviamente. Ha un altro scopo, c'è meno spazio disponibile, non ha una sacca come abbiamo visto prima, ma uno può infilarla tranquillamente in un borsone sempre della stessa linea. Anche qui scompartimenti modulabili, perché uno può scegliere in base a quello che deve mettersi dentro come andare a gestire lo spazio. Quattro ampie vasche non modulabili questa volta nella fila centrale. Un altro bel prodottino, sempre targato Nash. Anche qui abbiamo un piccolo metro che si ferma a 32 cm. 34 cm per 30, sì. 25 circa come dimensioni, ragazzi, più o meno. Esatto. Diciamo esatto. Che va dentro una sacca questa, quindi se avete il borsone, sì. Ecco, questa potrebbe essere il porta minuterie. La facciamo vedere bene da sì. Vicino qui. Ed ecco qua. Come vedete abbiamo il metro sulla parte superiore della plastica che si va ad aprire. Perfetto, l'apriamo. Abbiamo sempre gli sganci che si aprono e chiudono verso destra e verso sinistra.
e come dicevo abbiamo le due sezioni sia alta che bassa che si possono andare a comporre in base alle nostre esigenze. Quattro ampie cassettine centrali dove magari appunto mettere la roba più voluminosa come i filati piuttosto che tutti gli aghi, ma anche qua davanti possiamo tranquillamente mettere gli aghi perché possiamo giocare veramente come vogliamo. Quindi il bello di queste cassettine è che possiamo tranquillamente gestircele. Ora non ve le faccio vedere, ma anche Nash fa delle mini cassettine. Ora prendo in prestito quelle mie personali della corda, anche Nash fa le sue e si possono andare ad adagiare dentro nella sezione centrale. Io ho preso in prestito la mia, ripeto, ma anche Nash fa le sue. Bene, chiudiamo il capitolo Nash e andiamo a vedere quello che a Crimax è piaciuto di corda. Allora, passiamo a corda. Come vedete qui ho 1, 2, 3, 4, 5 scatole, mentre qui ho quelle mie, che dopo vi faccio vedere come le ho attrezzate. Allora, partiamo dalla prima. Sì, volevo solo leggere un attimo. Stores up to... Allora, qua ci stanno 30 rig, qua 60, qua ce ne stanno, penso, 29, ma ci sarà altre soluzioni di mantenimento dei vari... Quindi sono praticamente uguali, sì. Con la differenza che sono... Ah, questa è una take-all safe, quindi ci sarà degli spazi probabilmente per mettere anche gli accessori per fare rig. Qua invece ce ne stanno fino a... Questa è la mini rig safe, quindi quella piccolina, questa è quella combinata, questa è quella enorme e poi andremo a vedere la take-all box, la famosissima take-all box di corda. Ovviamente adesso le facciamo vedere nel... Sì, anche noi ovviamente le stiamo scoprendo adesso perché non avendole. Bene, io direi che le apriamo e facciamo... Praticamente le apriamo con voi. Esatto. Allora, io direi di partire da quella basica, questa qua. Anzi, apriamole tutte un attimo qui, allora, le mettiamo qua sopra così le vediamo insieme. Oppa, questo mettiamolo dentro. Devo dire che anche nel... toccarle, tenerle in mano ha un certo effetto, ha una strana sensazione. Ok, ogni volta scende questo, rimettiamo dentro. Allora questa la mettiamo sopra, questa la mettiamo sopra e poi andiamo a vederle insieme nel dettaglio. Uff, questo è l'oggetto dei desideri di tanti qui, La take-all box di corda. Questa è nella versione collection, ovvero quello che hanno fatto per la precedente, per il precedente Natale passato, dove c'era... Allora, io ho bisogno che con un... Ah no, no, è aperta, come non detto. Ok. Allora, te la lascio aprire a te e intanto parto io. Andiamo a vedere questa qua, ragazzi. Che se non sbaglio, eccola qua. Allora, adesso aspettiamo che Christian... C'è da dire che... Anche il packaging. L'eleganza di corda è sempre, esatto, unica. Pesucchia, Sì. Pesucchia veramente in mano. Beh, questa lascia pure giù qui perché la riconosciamo la scatola. Allora, Cri, bene, se allora... mi segui con la telecamera, io direi di fare una primissima e poi andiamo a vedere tanti. Ma dai, ragazzo! Sì. Quando io sono andato a comprarmi questa qui, non vi dico quante ore ho passato per capire come funzionavano ste rig station, ste rig safe, ste take-all box. Non ho capito un emerito e non vi dico cosa. Quindi avrei pagato per vedere qualcuno che mi facesse vedere nel dettaglio tutte le soluzioni che offre corda, perché poi che cosa è successo? Sono andato in negozio e ho perso un'ora e mezza per capire quale faceva per me. Se avessi avuto qualcuno che mi avesse portato sul tavolo tutte queste invece che dirmi questa è bellissima, compratela, forse ci mettevo di meno. Ora, visto che ce l'ho anch'io, io direi che vado subito a scoprire la Rig Storage System, ovvero la Rig Safe, quella mini, combinata in questo modo. E a questo punto, sulle storie Instagram ve l'avevo già fatta vedere come l'ho combinata io, poi vado nei dettagli, ragazzi, voglio solo farvi vedere come l'ho attrezzata io. Allora,
qua ho deciso di dedicare solo a terminali pop-up, quindi German rig, spinner rig, multi rig, 360 rig. Questa cassettina la dedico solo ai terminali pop-up. Per ora quelli affondanti li tengo nella mia valigetta della Decathlon. Non escludo che entro fine mese prossimo ne compri uno uguale per i rig affondanti, perché sono veramente comode. Come potete vedere qui ho tutte le mie girelle, i pistilli qua avanzati, questo è del sughero per quando uso delle boilers affondanti e le creo pop-up. Qua mi sono messo tutti gli ami, mi sono ritagliato per comodità, magari brutto a vedersi, ma il cartoncino che c'è dentro la bustina degli ami per capire che ami erano, perché non è che ogni volta mi ricordo. Dopodiché qui ho messo degli shrink tube per quando faccio appunto i terminali pop-up. Qua ne ho messi altri un po' più grandi, qui ho messo altri ami e qui infine ho messo gli anti-tangle e qua ne è uscito uno. Quindi come vedete, quando vado via che voglio stare leggero, io mi porto questa accompagnata da queste due. Che cosa sono queste due? Sono delle piccole cassettine che si possono comprare singolarmente, ce ne sono di quattro tipi. Questa è quella da 16 scompartimenti, dove io sono andato a mettere i kickers, grandi, medi e piccoli. Questi non mi ricordo come si chiamano, ma sono sempre in tungsteno per far affondare la lenza, scusatemi. Stopper. No, non sono stopper, qui hanno un nome. Tutti i vari girelle e in più gli oval ring per fare i blowback rig. Di qua ho messo quello che riguarda un po' lo spinner rig, quindi le bait screw, tutti gli stopperini, bla bla bla, e qui altre girelle. Ora entro un attimo nel dettaglio su questa qua. Tutte le rig safe di corda, come vedete, hanno delle calamite. Questo vuol dire che difficilmente si apriranno, ragazzi. Questa è una cosa che mi ha colpito veramente e mi ha fatto scegliere su questa cassettina piccolina piuttosto che altre che c'erano. Però il fatto che questa non si apra così a caso, quante volte ci sono cadute, vuol dire tanto. Ok, vi faccio vedere un'altra scelta che c'è, che è quella appunto da 9 scompartimenti, e io l'ho alloggiata così. Basta, chiudo questo intanto e procediamo. Quindi questa è la Rig Safe Mini. Poi andiamo un po' più veloce adesso, andiamo a scoprire questa qui, che è la Rig Storage System. Ok, a differenza di questa, ragazzi, come potete vedere abbiamo solo gli scompartimenti per i rig, quindi non abbiamo tutta la parte dove poter mettere degli accessori. Perfetto, quindi questa molto semplice. Ok, poi andiamo a vedere la Rig Safe, quella più lunga, e non ve l'ho detto ma penso l'abbiate visto, tutte le Rig Safe hanno sempre il metro e in due unità, se non mi ricordo male, sia in centimetri che non mi ricordo quella inglese, ma vabbè. Allora apriamo, scopriamola. Ok, niente, una Rig Safe molto più lunga e generosa. Qua probabilmente mettono due sezioni per terminali più corti e qua per terminali più lunghi. Secondo me, ripeto, è la prima volta che la vedo, quindi posso anche sbagliarmi. Anche qui calamite, questi bei stopperini verdi che contraddistinguono appunto il marchio corda, e molto comoda anche questa, e questa era la terza. Andiamo a vedere adesso l'evoluzione, diciamo, di quella che vi ho fatto vedere per prima, per primo, che ho anche io. Un attimo solo, ecco qua. Ovviamente materiale robusto e anche bello al tatto. Allora, questa che cos'è, ragazzi? Ho sbagliato a parlare, scusate, non è un'evoluzione della Rig Safe che ho io. Questa, se non capisco male, dovrebbe essere una piccola tackle box, perché non ci sono gli spazi per mettere i rig, ma ci sono appunto tanti piccoli scompartimenti che vanno a far sì che ognuno può mettersi qua
l'indispensabile, o perlomeno tutta l'attrezzatura che uno si vuole portare dietro. Quindi tanti scompartimenti, addirittura Corda vi fornisce delle etichette e guardate, c'è lo spazio per mettere l'etichetta adesiva e scrivere, che ne so, amo Curve Shank numero 4, amo Chod per Chod Rig, quindi molto comoda. Qui c'è un ampio spazio per mettere magari... Sto vedendo tutte calamitate comunque. Tutte calamitate, Christian, sì. E questo appunto, come dicevo prima, mi ha fatto pendere da questa parte, ma perché, ripeto, mi è piaciuta proprio l'idea di questa cassettina, ok? E anche qui abbiamo degli spazi, vedo, quindi gestibilissimi, molto molto bella. Sembra una piccola tackle box, adesso non vorrei dire una cavolata, però in miniatura, ovviamente non ci stanno magari grandi quantità di filati e bait floss, tutte quelle robe lì, però sicuramente un bel prodotto. Quindi spero che stiamo dando una buona panoramica. Rullo di tamburi, signori. Da, 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 da. Rullo di tamburi, perché veniamo forse al gioiello. Momento. Sì, per me, allora io ero indeciso se prendere questa, Christian. Ora faccio piano perché... Ah, è calamitata anche questa, probabilmente, quindi... Allora, sì, io... Eccole qui le calamite, ragazzi. Sì. Eccole qua. Io volevo prendere questa, sono sincero. Cavolo, bella. Guarda qui, calamita per mettere i rig. Guarda che bella qui. Allora, un metro. Abbiamo questa, che è una calamita, per tenere poi i rig calamitati, ok? Questa la si sposta in base alla lunghezza dei rig. Poi, scompartimenti a non finire. Tutti i tipi di scompartimenti che vogliamo, guarda che belli qui. È veramente stupenda per me. E non l'ho presa solamente per un motivo, perché volevo metterla dentro la mia cassettina della Caperlan, ma i piombi qua dentro non ci stavano, perché andavano a distruggere la scatola. Che cosa danno in dotazione nella Tackle Box Collection? Danno una scatolina con, come quella che ho io, quindi da 16 scompartimenti. No, 2, 4, 6, 8, 16, sì. Danno in dotazione un'altra scatolina come quella che ho io da 9. Quindi sono le due scatoline, sì, dentro la Tackle, esatto, Box. Esatto. E spiego perché spiego. La Tackle Box normale non prevede questi accessori. Quindi non prevede questi due, non prevede questo che serve per tenere i leadcore o i leader, e non prevede questi, che sono delle scatoline dove si può mettere dentro della roba e mettere sempre l'etichetta qua in alto, così uno ce l'ha sempre visibile. Quindi la Tackle Box normale, che ovviamente ha un prezzo minore, qui sarebbe nuda e cruda. Sarebbe nuda e cruda così. Nella versione, chiamiamola natalizia perché è uscita verso Natale, la Tackle Box presentava queste accessoristiche qua. Quindi solamente con gli scomparti presenti sul, diciamo, coperto. Esatto, esatto. Mentre... Vi faccio rivedere, ragazzi. Certo. Un attimo. Vuoi aprirli tutti così gli facciamo vedere meglio? Assolutamente sì, Cri, perché per me è un bel questo prodotto questo. Dobbiamo mostrarli, ragazzi. Apri. Sì. Quindi, in ogni caso, anche senza... Guarda quanto spazio gli accessori, c'è, ragazzi, avete già un gran spazio qui, eh. È già... Guarda quanto. Assolutamente sì. No, veramente un ottimo prodotto. Ovviamente è un prodotto molto diverso da quello che abbiamo visto prima di Nash. Sono tutti prodotti diversi. Nash prima abbiamo visto la TT Rig Station, che in un'unica soluzione ci dava tutto lo spazio necessario per poterci portare tutto. Qui invece Corda ci propone qualcosa di più tascabile, che sì, ci permette comunque, grazie anche alla Tackle Box, di portarci via tutto. Però in forma più ridotta, per chi non ha grosse esigenze di avere tutte le bustine sempre in bella vista, ma che come me le svuota e li mette negli scompartimenti, è una soluzione secondo me efficace. Le scatole calamitate, credetemi che non si aprono neanche a forza, quello per i leadcore, opla, le scatoline, questo non è modulabile. Le scatoline, come dicevo qui, poi penso che si possano trovare anche come optional. E voilà,
Qui addirittura nei video di corda che ho visto, in lingua che non conosco, mettono tutti i fili, perché corda mette l'etichetta del filo qua in alto, quindi si riconosce tutto, e anche nella nuova serie di Ami che ha fatto recentemente. Boh, non portiamo via altro tempo perché sennò diventa lungo. Questo è quello che ci offre un attimo il panorama visto da corda. Ok, ultima parte del video, Prologic. Andiamo a vedere quello che ci è piaciuto di Prologic. Apriamo le prime. Scambiaggio di Natale. Sembra un unboxing da 4.000 euro. Amo delle nostre. Lo so, però ragazzi. Ok, andiamo piano. Guarda qua. Questo ed altro. Allora. Noto subito che c'è il metro sopra la scocca di plastica. Questa è la scatolina e mi piace già molto. Sembra una piccola tackle box questa. Sì. Potevamo magari metterle a confronto a livello di misure semplicemente, ma mi sembra uguale, sì, qui. Mi sembra di sì. Eccola qui. Allora, beh, anche qui due misure, due utilità. Esatto. E non stiamo a ripeterle perché comunque... Io però, Cree, mi sono già accorto di una roba, che appena l'apriremo tanti non si aspetteranno di trovare dentro quello che invece c'è. Esatto. Quindi, se mi permetti, ti manderei alla telecamera, perché le apriamo in diretta, perché ho notato delle cose veramente carine. Allora, ragazzi, vediamo subito le dimensioni. Una generosa, l'altra ovviamente quella tascabile, tra virgolette. Anche qui abbiamo il metro, qua arriva fino a 18 centimetri e qua fino a 30. Più o meno capite appunto le dimensioni l'una dell'altra. Esatto. Ora, vediamo subito nel dettaglio quello che vi ho anticipato prima. Perché mi è piaciuta, e è piaciuta anche a Cree, la Prologic. Voilà. Op, op. Quindi già questo è un qualcosa... guarda qua, Cree. Guarda questa come si apre e si chiude. Vediamo se riesco. Guarda. Ah, ganci. Sì, questa ora che si apre da sola è impossibile. Perché qua veramente per chiudere sembra il tappo della birra, tipo, presente quello di metallo. Sì. Allora, mettiamole a paragone. E voilà. Quindi sono parzialmente corredate di tanta roba. Quindi la Prologic offre questa soluzione. E non mi dispiace, perché guarda, Cree, una, due, le stiamo scoprendo veramente con voi ragazzi queste sì, cose, sì. Quindi... tre e quattro, attenzione, anche qui, uno, due, tre, sono tutte diverse, Cree, guarda. Ogni cassettina, ah, queste sono uguali ad esempio. Guarda, quattro cassettine minuscole, tipo quelle di corda, di mesh che abbiamo visto. Però, non male, Cree. Non male assolutamente. Questo è un bel prodottino. Ovviamente avrà anche costi diversi, presuppongo, quindi... Allora, non è finita qua, ragazzi. Non uno, ma bensì due. Cavolo. Allora, guardate, gli ami si mettono qui e qui in basso abbiamo di questo colore rosso che ricorda un po' Prologic, se non sbaglio. Sì, sì, sì. Beh, non è neanche male... a livello di plastica, adesso non so se ha un nome particolare questo rivestimento, Cree. So che quello di corda ha un nome particolare, ma ovviamente non me lo ricordo. Andiamo a scoprire questa. Sembra la copia di quell'altra, stessi scompartimenti, quindi uno può dividersi rig pop-up e rig affondanti. Non smettono mai di mettere il metro, perché uno può portarsi via anche solo la safe rig. Anche qui
modulabile. Quindi io, se voglio, mi tengo la parte centrale, perché tanto tutte le mie bustine di ami e di tutto quello che mi serve per fare i rig la metto nelle scatoline. Posso mettere i filati qua. Qua metto tutti i fili. Quindi di spazio ce n'è veramente tanto e... Sì, ti può organizzare comunque lo spazio spostando bene, i vari scomparti. Oltretutto è quello centrale. Questo. Ad esempio, qua mi viene in mente di mettere i sacchettini in PVA. Qualcuno potrebbe mettere anche dei piombi, quindi... Anche dei piombi, sì, assolutamente. Molto, molto bella. Vediamo cosa offre quella piccolina. Una... Due. Dovrebbero essere le stesse che abbiamo trovato nella precedente versione. No, queste sono quattro diverse rispetto a quell'altra. Prima mi sembrava di averne viste due uguali. Forse non c'era questa qua con gli scompartimenti. Adesso non mi ricordo, prima quella lunga c'era, quella 4 c'era, quella 3 c'era. Ce ne sono due uguali di queste, manca questa qua nella grande. Ok, allora ovviamente qua non c'è una rig safe, quindi diciamo che è una scatola porta minuteria. Il rig lo si fa al momento, in questo caso. Ciò non toglie che uno può prendersi anche una rig safe della corda e accompagnarla, perché non è che uno deve essere solo Pro Logic, solo Nash o solo corda, noi siamo pieni di roba. Modulabile anche qua, quindi gestisco io lo spazio. Ah, ecco, ce ne sono altri due che non avevo visto, perché uno può farsela veramente come vuole. Magari non gli servono tutte le scatoline, quindi un bel prodotto qui, valido anche questo assolutamente. E la cosa bella è che ti dà già quattro scatoline. Non è da sottovalutare, assolutamente. Perché la vuota appunto ti dà modo di avere già modo di mettere dentro la varia minuteria. Sì, e una cosa che mi piace qui sono le chiusure. Le chiusure, guarda che belle. Che sono differenti l'una dall'altra. Sì. Mentre questa si chiude così, questa invece devi andare a incastrarla sopra e poi... Cioè questa non la apri più, Cri. No, dentro una borsa non c'è possibilità, secondo me, che ti si apra accidentalmente. Cioè, questa non si aprirà mai. Questa potrebbe andare bene anche, se la vuoi, Cri, per te, da mettere dentro la borsa che abbiamo noi della Caperland. Sì, che in effetti sto cercando qualcosa di... Sì, proprio sì. Perché mi hai detto che stavi cercando, assolutamente. Bello! Allora ragazzi, eccoci qua, come avete notato, cambio scenario. Cambio vestiti, cambio scenario, questo perché? Perché anticipiamo quello che sarà il nuovo argomento della Climax Zone che vedrete nella prossima puntata. Dietro di noi, ai nostri lati, come vedete ci sono dei robot, quindi nel prossimo appuntamento si parlerà di robot. Esatto. Non vi anticipiamo nulla perché ci sarà il video dedicato. Speriamo che questo video vi sia piaciuto, sia stato di vostro gradimento. Come al solito, nei commenti sotto, esatto, Scriveteci tutto quello che vi passa per la testa, domande, noi quello che possiamo cerchiamo di aiutarvi. E scriveteci sui social se volete qualche informazione più dettagliata o altre cose. Basta, come al solito ragazzi, Facebook, Instagram, contatti, via mail, esatto, solite cose. Ci si vede al prossimo video della Climax Zone. Ciao ragazzi! Ciao!